Ragazzi, vi do nuovamente il benvenuto sul mio canale. Eccoci qui di nuovo con Battlefield 5, con un nuovo live commentary gameplay condito con un po' di cry, come dicono i miei haters. Cry, cry e ancora cry. Quindi nulla di eccezionale, mi serviva semplicemente fare un intro. Vi ricordo come al solito, ragazzi, di supportare i miei video con like, condivisioni e nulla. Buona visione. Bravo campione, lì si campera. Bravissimo, guarda, bravissimo. Ma perché non hanno messo il paracadute su questo gioco? Io non capisco. Cioè sì, ok, lo puoi aprire, ma lo fa dopo 20 anni. Tipo da queste altezze non lo puoi fare. Ma quanta gente c'è lì, zii? Occhio, occhio. Bravo campione. No ragazzi, ma quanta gente c'è qui? Dimmi che non mi ha visto. Va bene. Bravo campioncello. Allora, se il nostro BC Bots 1 si decide a dare gli obiettivi, magari noi giochiamo questa modalità come conquista, no? Perché lì in alto c'è scritto conquista, mi sembra, no? Quindi bisogna conquistare qualcosa, non si gioca per le kill, no? Chi è che sbarretta? Oh, ma siete impazziti. Madonna, ma è un laser quest'arma. Ci siamo uccisi a vicenda. Ah, la stessa arma sta usando pure lui. Solo che la differenza è netta. Entrambi classi assalto, lui era sdraiato, io andavo in giro. Questa è la piccola differenza. Che tracking. Che tracking, no, non è vero. Comunque mi sa che è il tipico server dove si gioca per le kill, eh. Tipica partita da sponkillati, eh. Quindi mi sa che mi dovrò adattare anch'io, eh. Vado a quello. Sì, vabbè, dai, ho pur di non farlo morire. Ok, salgo qua sopra, mi falciano subito. Ecco, già là dietro. Ah, lei becca là dietro i muri, perfetto, non lo sapevo. Buono, buono, lui ha la perforazione dei materiali, è assurdo. Ok, l'ha tirato qua, guarda, l'ha tirato qua, io già lo so. Ha rinculo, devo mettere colpo singolo. Quello, ah, non subisce danno dalla molotov, madonna mia, oh. Come fanno, non lo so, guarda, non lo so. Bravo Phoenix. Mi devi spiegare come fai, perché anch'io voglio non subire danno dalle molotov. Preso. Fammi rianimare il compagno. Posso? Coprimi, zio. No, no. Oh, ma niente, Phoenix gli piace stare a 90, dai, ho capito. Chissà il lavoro principale quale sarà. Mi faccio una bella doppia. Dai, così mi aiuta le palle. Mi va bene, mi va bene. Cazzo, c'è gente. Giù un secondo. No, no. Ragazzi, sono da solo. Non posso fare nulla. Guarda i compagni di squadra. Guarda, guarda, guarda. Cioè, guardate, guardate lì in basso, guardate. Due sul pack. Adesso arriverà il solito coglione imbecille. Sempre che piangi, questi sono random. È normale che giocano così. No, non è normale. Eccolo qua, perfetto. Oh, c'è chi, no? Che cazzo è? Va bene. Che culo. Aveva lo stand. Che cazzo vuoi fare? Che poi ho tutto il pad sudato, perché giustamente fa caldo. No, c'è proprio un carro nemico. Sì, io sono assalto, ma da solo. Due a segno, ma non gli farò mai un cazzo, fidatevi. Tre colpi. Basta, mi ha visto. A posto così. L'ho detto io. Bravi ragazzi. Invece no, dai, l'hanno fatto saltare. Buono, buono. Mi piace, mi piace. Eccolo qua. Non l'ho strozzato con quattro mani, però almeno... Ok ragazzi, la partita è finita, abbiamo preso anche squadra migliore, quindi non mi posso lamentare. Però tenete sott'occhio Bische 12-34-56, che fa il suo bel 43-0 sul carro armato. Però intanto la partita l'abbiamo persa di 200 ticket, per farvi capire, per farvi capire. Ovviamente ero entrato a partita già iniziata, adesso dovrebbe esserci devastazione, eh. Dai, facciamoci devastazione. Che poi spendessero meno soldi skin e più nelle mani, magari. Sarebbe meglio per tutti, così almeno evitiamo di perdere la partita di conquista di 200 ticket. Comunque col Breda da lontano, o sai tenere il rinculo come fa Maxik, oppure devi mettere colpo singolo. Cioè io almeno non ci riesco, poi magari qualcuno tra di voi lo sa usare proprio benissimo, proprio a raffica senza rinculo. Voglio capire se sono io che ancora non ho imparato bene a padroneggiare questo fucile. Comunque non ho fatto pratica e mi sono buttato così in modo ignorante come sempre. Ho avuto dei buoni riflessi, buono, buono. Bengali illuminante, questo già mi... Granata qua, come ha fatto?
bravo col suo stand. Tanto è convinto appieno di non avere rinculo, quindi cosa ci vuole a far kill con lo stand? Rainbow, Rainbow, rianimami! So che su... ah no, no, su Rainbow Six ci sono le rianimazioni, quindi dovrebbe essere abituato, bravo, zì. Mi aspettavi, Alfa 9, mi aspettavi. Mi dispiace. Sì, io provo a rianimarti, ma lo sai che qua ci fanno tutti quanti, vero? Boh, nel dubbio ce la prendiamo comunque, non è che me ne vado. Minchia, zì, che mira di merda c'hai, esci, esci. Bravo, così mi piace. Cazzo, hanno usato il bengala sopra il carro per capire se aveva gente intorno che lo coprivano. Ma il medico non si usava per pushare una volta? Mike, su Battlefield 4 il kit del medico era messo nell'assalto, quindi bisogna usarlo per pushare. E poi lo usano per stare fermi. Ma non lo so, ma non si decidono mai. Cambia ogni partita, prima il medico è assalto, poi è medico. Ok. Occhio, sì che c'è altra gente. No, no! Niente, erano troppi. Tom sul livello 320. Se vado sul tracker usa solo questa di arma. Cosa ci scommettete? Abbiamo perso l'obiettivo, Bruno, soldati. E certo, non ci sta andando nessuno. Cioè, guarda, guarda Peros G13 dove sta giocando. Mo spono da lui, guardalo, guardalo. Questa è la mentalità, vedi? L'ha fatto pure oro il cecchino, vedi? Però lui gioca così, ok? Sì, sì, perché quel cecchino bisogna stare nello spawn, eh? Ok, non bisogna stare in prima linea, però. Non era proprio così che me l'hanno raccontato, come si usa il cecchino. Falciato. Falciato. Occhio che avrà gli alleati qua, occhio. Eccolo. Falciato, super mito. Dal medico! E cioè, non ce la fai a uccidermi da lì, piccolo medico, non ce la fai. Io mo sto senza salute, questo mi fa, guarda, guarda. Avevo poca salute, non potevo fare nulla. Il caro qui, X e il Tito, invece di dare una mano sulle bandiere, si piazza là. A me non me ne frega proprio un cazzo. Io gioco per le kill perché questo è Call of Duty. In realtà ha ragione, in realtà ha ragione. Mi sa che me la devo giocare difensiva sta partita, ragazzi, io vi avviso, A me non piace giocare in questo modo a Battlefield, ma sei obbligato. Minchia. Minchia che tracking con quest'arma. Supporto, dammi le munizioni. Sì, figurati, questo è qua per camperare, mica per aiutare. Supporto, mi dai le munizioni? Munizioni, supporto. Supporto! Oh, io... oh! Non mi dà le munizioni. Non ci credo. Non ci credo. Non mi dà le munizioni. Cosa devo fare? Guarda, guarda. Mi dai le munizioni? Bravo. Ma Mike, tu ti lamenti sempre. Vabbè, va. Dai, va bene, mi lamento sempre. Va bene, va bene. Ah, mi ammazzo. Prima quello che non muore. Ok, è morto, finalmente. Vediamo se riusciamo a battere quel carro lì. Dai, dai, un altro colpo e va, me lo sento. Ma poi quanto ci mette? Oh, che cazzo. Così mi piglio anche la kill. Così la smetti di sdraiarti sul treno. Madò, quanta gente abbiamo di qua, oh. Impazziti. Solo che non li vedo. Che tracking. Buono, buono. Bravo, bravo, Dorin. Bravo, bravo. Continua, continua. Mi raccomando, fai spawn kill perché siamo su Call of Duty. Mi raccomando, Se no DICE si offende, quelli che fanno competitive si offendono se non fai spawn kill. Coraggio, possiamo rimontare. Possiamo rimontare. Non abbiamo manco una bandiera. Giochiamo per le kill che è meglio, dai. Hanno spottato C. Oh, finalmente, ragazzi, mi hanno spottato un obiettivo. Che dite, proviamo a prenderlo così diamo un senso a questa conquista? Posso rianimarti, zio, o mi vedono? Ah, c'è il fenomenino lì. Ok, ora non c'è più, zio, tranquillo, tranquillo. Sento un carro, dimmi che non è nemico. È nemico, perfetto. Come ha fatto a non morire questo? Ok. Importi è qui. Proverà la rianimazione o è meglio stare lì fermi sdraiati? Vediamo, vediamo. Ma non sia mai, non sia mai. Bello. Non ti preoccupare, zì. Stiamo giocando per le kill. Così si fa su Battlefield 5. Fatto. Aspetta, aspetta che c'era l'amico cecchino. Aspetta. Ce n'è uno là dietro. Preso. Ah, quello che si camperava col cassette. Bello fenomeno. Preso, finti colpi. Ma
Bravo campione. Preso in testa, mi piace. Qualcuno c'è qua per darmi un kit medico, un qualcosa? Penso che siamo sulla bandiera centrale, mi aspetto un po' di aiuto, no? Ah no, è vero. Va che tracking, non è vero. Boh ragazzi, come pretendevo, come speravo, come avevo capito già dall'inizio, la partita è finita schiacciata letteralmente nello spawn. Come al solito, soliti tryhard di Thompson e STG che poi negli 1v1 da lontano piano cazzi in bocca. Finisce sempre così. Comunque niente, mi scuso come al solito se il gameplay su Battlefield 5 in generale risulta sempre troppo serio, però mi viene difficile scherzare quando vedi queste cose, non so cosa fare, non so cosa dire ragazzi. Comunque concludo la partita con 35 kill, 11 morti, schiacciati nello spawn come se non ci fosse un domani, come sempre, perché è da stupidi pretendere qualcosa di diverso su questo gioco. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti.